Buongiorno amici e amiche e bentornati in questo nuovo episodio di Shot Letterari qui al Bar della Psicologia. Ora, voi sapete che non è nostro compito trattare il tema letterario come una recensione, il nostro canale si occupa di spiegare la psicologia tramite le opere. Credo che sia chiaro, ma mi sento in dovere di fare ogni volta, visti alcuni commenti che ho ricevuto, questa piccola premessa, ecco. Concluso quello che c'è da dire, possiamo proseguire e occhio che ci saranno spoiler. Scritto nel 1961 ma arrivato in Italia solamente nel 73, Solaris di Stanislav Lem è un'opera dalle molteplici implicazioni, dalla filosofia all'etica fino ad arrivare al concetto stesso di identità. Nonostante la lettura sia facile e piacevole, non vi è un modo semplice o unidirezionale di affrontare quest'opera. Il protagonista, Chris Kelvin, atterra sul pianeta Solaris in veste di ricercatore e psicologo. La stazione spaziale presso la quale soggiornerà ha riscontrato negli ultimi tempi delle anomalie e sarà proprio Kelvin a cercare di gettare nuova luce su questi trambusti. Qui introduciamo un primo concetto fondamentale, ovvero l'idea che Chris sia un outsider. Da poco giunto sulla stazione, comprende che la realtà intorno a lui è qualcosa di inverosimile. Tra apparenti comportamenti paranoici, suicidi e devianti, il protagonista sembra essere l'unico veramente interessato a riportare il controllo sulla situazione. Lo scontro con il pianeta Solaris, l'oceano vivo e gelatinoso, creerà scompiglio, però, anche dentro di lui. Solaris rappresenta in psicologia l'es più puro e caotico, una struttura capace di andare oltre l'idea stessa di male e di bene. Nel suo agitarsi e ripiegarsi su di sé è in grado di creare qualsiasi tipo di struttura, dal corpo umano a palazzi enormi, il tutto nel giro di pochi pochissimi istanti. In quanto è espulsionale, esso si attiva ad ogni stimolo manifestando una volontà esplorativa senza alcun tipo di freno. Possiamo paragonarlo ad una vera e propria divinità, capace di realizzare i desideri di tutti. Nel caso di Chris, una volta letto dentro il suo inconscio, ricreerà per lui la moglie scomparsa in giovane età. Così come per ogni membro dell'equipaggio verrà materializzato un affetto o un legame importante per loro. La pulsionalità del pianeta crea un primo dilemma esistenziale, ovvero il superamento del lutto. Una delle più grandi lezioni di vita che il bambino deve apprendere, come diceva Freud, è la consapevolezza della morte. Non importa quante lacrime verseremo o quanto sarà il dolore esperito, una volta concluso il ciclo vitale di un essere umano, non vi è modo di tornare indietro. Tale condizione, una volta appresa, ci permette di vivere con la consapevolezza che il nostro tempo ha un limite e come tale va accettato. La paura della morte è una costante nel genere umano e molte religioni durante il corso dei secoli hanno cercato di accrescere tale timore o in alcuni casi di diminuirlo. L'angoscia di morte non può e non deve in alcun modo intaccare la volontà di vita, pena l'incapacità di godere della vita nella sua totalità. In questo caso siamo davanti ad una negazione del binomio vita-morte, poiché Harry, questo è il nome della moglie defunta, ritorna in vita senza ricordi se non il profondo amore che ha sempre provato per Kelvin. Quello che apparentemente potrebbe sembrare una realizzazione di un desiderio si trasforma presto in un incubo, incapace di contemplare la realtà. Il gesto del pianeta nei confronti del protagonista pare molto più un gioco sadico che un dono vero e proprio. Per l'uomo, essere finito, la morte è un punto di arresto. Per il divino, che per definizione è infinito, la morte è solo uno stadio di passaggio, revocabile. La ricerca del desiderio si conferma ancora una volta il vero premio del genere umano. Non è il traguardo che ci riempie, ma il percorso svolto per raggiungerlo. Si tende a perdere interesse una volta conquistato l'obiettivo. Pensiamo alla reattanza psicologica, dove alla privazione di qualcosa noi ne sentiamo improvvisamente un bisogno ardente. Per essere chiari, un vostro familiare indossa un maglione che voi non mettete dal 94 e improvvisamente il vostro desiderio per quel maglione diventa fortissimo e senza un reale motivo apparente. Kelvin desidera Harry, ma è consapevole dell'inganno, anche se inganno non è proprio la parola giusta. Il dono di Solaris al nuovo arrivato rappresenta l'ottenimento di un premio senza alcun tipo di sforzo. Ciò dimostra ancora una volta che il desiderio in sé è una nostra personale rappresentazione irrealistica del mondo. L'elaborazione mentale, la costruzione di pensiero eretta sopra ad un'idea, molto spesso ci gratifica più del concretizzarsi della stessa. Ecco che, riottenuto l'oggetto d'amore perduto, la prima reazione non è la gioia ma il timore. Il pianeta divino, massima espressione di una psiche senza vincoli o preconcetti, nel tentativo di esplorare l'interiorità di ciascuno degli esploratori presenti, dimostra per l'ennesima volta due cose. Il divino elaborato con il canone di pensiero umano è incomprensibile, non importa che tipo di desiderio o volontà dentro ci animi, il nostro mondo interiore sarà sempre una rappresentazione personalizzata e non realistica del mondo esterno.
Concludo trattando un tema importante, l'identità. Harry, scoperto di essere una proiezione della mente di Kelvin e animata esclusivamente dai suoi ricordi, sceglie di non proseguire questa vita fittizia. Il suo tentativo di autoaffermazione in realtà tramite suicidio rappresenta la massima espressione della propria individualità. Controllare la propria vita, determinando quando e come questa finirà, rende la ragazza molto più umana di quello che lei stesso ha mai pensato. Si aprirebbe qui il concetto più complesso e controverso di identità e sintesi. Un androide, o in questo caso un artefatto, come lo è Harry, anche se creato, surrogato, può essere considerato un essere umano? Bene, se questo può soffrire, amare, provare emozioni, se i suoi ricordi appartengono ad un altro, ma vengono vissuti come propri, possiamo realmente dire che siano parte della sua identità? Il tema è complesso, ma mi limiterò a dire una cosa. La mente non distingue tra reale e simulato, quando svolgiamo le nostre azioni quotidiane. Tutte le aree cerebrali si attivano ugualmente. Pensiamo ad un libro o ad un film. Nonostante la finzione, noi proviamo emozioni e sensazioni. Reputiamo i protagonisti alla stregua di veri esseri umani, nonostante non siano che frame su di uno schermo o inchiostro su carta. Per noi, quei personaggi sono vivi, perché non dovrebbero esserlo anche i doni del pianeta Solaris. Gentili amici, il podcast di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi invito a commentare, a mettere un like e a discutere sotto. Il tema è un tema estremamente complesso e sono consapevole che molti sono i temi che potrebbero essere ancora presi in considerazione, così come il tema dell'identità è veramente un abbozzo rispetto alla complessità anche nel nostro secolo, dove ci avviciniamo sempre di più all'automazione, alle macchine, ad algoritmi, ad intelligenze artificiali. Però ecco, vale la pena secondo me fare dare una piccola occhiata in questo modo per ritornarci magari in un futuro, dopo aver visto anche i lavori di Asimov, ecco. Come sempre io vi ringrazio, sono Adriano del Bar della Psicologia e vi aspetto ad un prossimo video.